Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Cats. Lasciate 200 pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e incominciamo la nostra puntata. Ma prima di tutto mettete l'hashtag CatsTheGame qua sotto e per ogni hashtag io vi metterò un cuoricino, ve lo prometto, come su WhatAdN ragazzi, perché commentate in tanti e sono contento. Vai, andiamo avanti, abbiamo passato la Lega sesti in classifica perché mi ero distratto se no ero secondo. 5 gemme, 30.000 monete, 7.000 punti esperienza, un punto talento e una cassa speciale. Apriamo la nostra cassa speciale, giustamente sempre con la nostra felicissima lag di Cats. Ok, 2 stelle d'oro, vai così. Ok, prendo la bomba assolutamente come nuovo tatuaggio. Scatola speciale, lama, retromarcia, un veliero bruttissimo, un laser 2 stelle dorato che non è male per niente, un trapano, un titano, una motosega, un super rullo a masso, forse solo il laser. E ora andiamoci ad aprire la nostra scatola degli sponsor dal nostro bel zietto micione. Cerchione, sollevatore, lama, un rullo 30% a masso, tutto a masso, non li sto usando più i massi, che cosa mi date? Repellente e un bonus danni 806, ecco questo sì. E adesso apriamoci una scatola ordinaria a 3 coroncine, un trapano, un super rullo 2 stelle dorate, un missile 5 stelle GG, molto bello, una lama, forse solo il rullo. Ragazzi, mi è arrivata la cassa bonus 2 stelle. E se vado ad iscrivermi a Twitter, dice, mi danno altre 15 gemme. Quindi ci provo. Ok, mi ha dato la cassa. Vai, più 15 gemmine, pungiglione, 2 stelle. Peccato. Altra scatola ordinaria, 3 coroncine, un piedone, un titano, un'arma e un supporto soltanto, come sempre, un trapano e un missile dorato. Questo potrebbe essere veramente comodo. Regà, altra scatola speciale. Titano supporto centrale doppia arma dorata. 10 di energia, un po' pochino però. Altra scatola ordinaria, 3 coroncine, una retromarcia, un pomello, una lama, un trapano, tutta roba vecchia però. E adesso una scatola speciale, 3 coroncine, pomello, un super rullo 2 stelle, un rullo normale, una lama, una balena, un'arma in supporto, un sollevatore 5 stelle, un veliero bruttissimo e un missile doppio 40% usato sul veliero 4 stelle. Interessante. E ora andiamo a vedere il nostro passatempo più bello che è la scommessa. Andiamo a perdere un altro po' di gemmine, vai. Guarda. Ok, io ho scelto quella a sinistra mi sembra, vero? Sì, Luis. Dai che ce la fai Luis, ce la puoi fare? Sì che ce la fa, tranquillamente proprio. Vai che bello, guadagniamo monete. Guadagniamo esperienza e anche potenziamenti. E adesso andiamo alla seconda scommessa. Avevo scelto il tizio a destra contro Matilda. Vediamo un po' se vince lui. Speriamo di sì perché così non perdiamo nessuna gemma questa volta. Sì che vince lui. Eppure troppo bene. Mamma mia, l'avevo detto e si cappottava quello alla puntata precedente. Roba potenziata e 1500 altri punti esperienza. Ok ragazzi, ho fatto i miei potenziamenti, il mio veliero è diventato più potente in danni e di poco di più di vita. Perché tutto il resto che ho trovato effettivamente costava troppo potenziarlo e costava troppo dargli energia. E comunque questo è un 19, in questa maniera ci sono riuscito a rientrare con 15 facendo il cambio. Addirittura sono calati i costi e questo è meglio. E i danni sono aumentati tantissimo. Lui non è cambiato per niente, gli passerò soltanto in pratica il laser di lui di qua, quando dovrà combattere oppure utilizzare il doppio missile se non l'ho sacrificato. Spero di no. E adesso andiamo a provare il nuovo veliero direttamente dove deve essere utilizzato. Il primo uccide, vai. Vediamo questo qui se lo riusciamo ad uccidere. No, per pochissimo. L'odio contro Snake uguale, ci fa una vagonata di danni. Contro quest'altro tizio si è rialzato a retromarcia. Non ci può fare nulla, però mi sa che la sua spinta è maggiore. Oddio, lo stiamo cappottando e spingendo contro il muro. Ma che cosa sta succedendo? Non so come abbiamo vinto. Ok, andiamo contro questo qui. Ah, dolore! Ucciso in impennata contro Javi. Mamma mia. Ok, questo mi sa che ci farà danni a distanza, però muore prima. Per fortuna nostra. Questo è un 3800. Boom! Sollevato, ucciso in impennata. Ok, contro Banger Urmom. Ok, aia. Che laserata. Ok, contro quest'altro tizio. Lo one shottiamo di cattiveria. Neanche la laserata tra un po'. Questo c'è massacra perché fa un sacco di danni subito. Questo uguale, no. No perché c'ha il trapanino. Ammazziamo grazie a quello. Come vi dico sempre le armi melee sono un po' un problema. Aia, 5100. Dolore, tanto dolore. Ok, questo è un 4100. Forse ce la facciamo, sì. No, per poco, per poco. Ok,
Lui è un salterino motosega lama. Ci ha ammazzato. E non possiamo farci niente. Porca miseria. Abbiamo vinte solo 7. Ragazzi, ne faccio una con il mio salterino, anche se penso non riuscirò a uccidere quasi nessuno. Questo sì. Però il problema è che non ho più il doppio missile, perché l'ho buttato. Ok, ne abbiamo uccisi già due però con la laserata. E questo va bene. Questo è 12.000, non ce la posso fa. Per poco però, per poco non ce l'ho fatta in effetti. Quindi andiamo avanti. Tutti i 12.000 non li faccio. Almeno a 9.000 sicuri. Forse anche a 10.000. Questi sono tutti i 12.000. Guardate che schifosi. Per un pelo non li ammazzo tutti. Vabbè, questo c'ha 19.000. Questo non l'avrei mai ammazzato, penso. Ok, questo è un 11.800. Non ci si fa. Questo è uno dei 10.000 di prima. L'ammazziamo, quindi fino a 10.000 ci arriviamo. Ok, questo è un 11.200. Per poco non lo uccidiamo. Quindi devo potenziare i danni di quella laserata. No, forse abbiamo vinto però. Se è più avanti di noi abbiamo vinto. Vediamo un po'. Dai che l'ammazziamo. Mamma mia, ammazzato. Ok, altra saltata. Contro Giavi lo dovremmo uccidere. Perfetto. Quindi adesso ammazziamo tutti i 10.000 in su. E questo è buono. Opelaka, PMC ucciso. E Bankrop Anek ucciso tranquillamente. Ok, anche questo sì. No, questo è 14.000. Non ce la fa, non ce la fa a uccidere 14.000. Dobbiamo solo potenziare quel laserone, in effetti. Diventiamo veramente potenti col salterino. E ci spinge contro un muro e andiamo a perdere così. Peccato. Ultima rottamazione, vai, vediamo un po'. È un 18.900, no, gnafamo, mi dispiace. Abbiamo fatto 2 medaglie in più e 7 vittorie comunque, niente male. Posizione di tutto rispetto, anche perché domani non c'è il campionato, quindi c'è ancora tanto tempo per potenziare. Quarto in classifica. E adesso andiamo a fare le nuove scommesse. Allora, a sinistra c'è Neto, che è un trapano, sollevatore messo male e missile. E a destra invece abbiamo Bobby B3, che è un trapano laser, 279. Io direi a sinistra, perché il missile attacca e fa danni prima. E se colpisce bene, riesce pure a fare del danno fatto bene. Allora, potenzierei questo a furtivo, così gli diamo un po' di vita. Questo è a missile sinceramente e non ci dà vantaggio. E non penso di averne altri di questa tipologia così. Quindi lo vado a potenziare a sbuffo, tanto. E poi andiamo a vedere la seconda scommessa. Tazan, oppure Seven Asan, che bel nome, contro Bin 26. Allora, Seven Asan è un lama laser. Anche Bin è un lama laser. Però uno c'ha le due ruotine piccoline e uno c'ha le due ruote un po' più grandicelle. Uno dovrebbe colpire prima con la lama che quella a sinistra. C'ha leggermente più attacco e leggermente meno vita. Punto anche a sinistra, sicuramente vado a sbagliare, ma tanto vale rischiare. Diamo un potere a quello lì. Diamo un potere a questa ruota. Questa è a diamante, non ci interessa. Questa è a pungiglione. Non c'ho proprio niente di buono potenziabile. Ah, visto che io non ho più il doppio missile, quello vecchio. Perché mi... No, eccolo, ce l'ho! Ah, e allora andiamo a potenziarlo. Me l'ero perso, mica mi ricordavo, pensavo di averlo venduto. Visto che ho ritrovato il mio missile doppio, voglio dargli una possibilità. Vediamo se riesci a farci fare qualche altra medaglia. Dai, facci sognare. Vai, uccidi Banged. Sì, sì, altra medaglia in più. Cattivissimo col doppio missile, così ti voglio. Contro Sve, vediamo un po'. Sve attacca solo in avanti. Se andiamo giù tranquilli lo riusciamo ad uccidere. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ce la facciamo prima che ci spinge. Dai che ce la puoi fare, Morduchino. Dai che ce la puoi fare. Benissimo, altra medaglia. Mi sa che riusciamo a arrivare primi di nuovo. Ecco un altro che spara solo in avanti. Vai, doppio missile, fatti valere. Questi 12.000 li stiamo facendo tutti col doppio missile. Il salterino, no, a livelli alti non servirà. Non ce la farai, Mordug. Wow. Se non ci fosse lui non sarei salito, in verità. Ecco, questo è 19.800. Attacca sempre da dietro, però è troppa la vita, quindi presumo che prima che si aprano le barriere mi abbia già ucciso di spinta. Vediamo un po'. Eh sì, proprio così. Troppa vita. Contro Nesta, vediamo un po', era il salterino lama e questo ci piglia all'indietro. Mentre torna ci uccide di lama. Gli ho messo un po' più vita, però non ce l'ha fatta lo stesso. Ok, questo è il titano che abbiamo affrontato prima, questo attacca dietro, ci dovrebbe uccidere quando scendiamo, infatti. No, perché ha attaccato un attimo in diagonale. Ah, peccato. Ok, questo è un doppia lama, furtivo. Se lo riusciamo ad uccidere prima che torna indietro, l'abbiamo ammazzato. Perfetto, tranquillamente proprio. Ok, saltiamo anche questo. Questo veliere attacca solo in avanti e c'ha la lama che non tocca quando torna indietro. Quindi ce la dovremmo fare tranquillamente. Vediamo un po' se Snake riusciamo a farlo fuori. Perfetto, al 100%, va bene così. Ok, questo masso era quello che si cappottava prima.
Lotta è rimasto cappottato perché non ha toccato niente. Quindi dovrebbe morire, poverino. Lì appeso. Poverino, ciao Boxor. Però sto per morire di muro, eh. Vediamo un po' se ce la famo. Sì, ce la famo. Quindi 6 vittorie. Rottamazione numero 10. Questa è la settima vittoria, assolutamente. Che c'hai troppa poca vita in confronto. Anche se spingi di più, eh. Se si aprivano i portoni era un problema. Questo KMC lo ammazziamo sicuramente perché attacca in avanti e cammina soltanto in avanti con una ruota. Mamma mia, poverino, ci quasi dispiace ucciderlo. Ok, uccidiamolo tranquillamente. Arriviamo a 7 vittorie in questa maniera, anzi 8, scusate. Rottamazione numero 12, anche questo lo facciamo tranquillamente perché c'ha poca vita. Il salterino doppio missile, fino a me quello che fa più vittorie. Ne ha fatte già 9. E questa è l'ultima, eh. Attaccano tutti e due in avanti, quindi vuol dire che ne faccio 10, regà. 10. Col salterino, con la base, quella vecchia di legno ancora. Cioè, ma stiamo scherzando? L'Augex va giù. L'Augex con un po' di lag va giù. No, manca pelo! Non ci credo, si è salvato. 9 vittorie. Ah, altra rottamazione, vai, vai. 18.009. No, no, questo ci ha ammazzato il muro, ne sono sicuro al 100%. Non ce la faremo mai a ammazzare un 19.993 col doppio missile. Non fa ancora abbastanza danni e non l'ho potenziato. Va bene, dai, 9 vittorie e 3 medaglie in più a prima. Guardate che cosa riesce a fare il nostro salterino furtivo, siamo secondi. E adesso siamo alla fase della clip, Giovanni Gamer mi manda una sua clip, andiamola a vedere. Allora, la qualità di questa clip è ottima, non lagga niente, quindi registrata benissimo, probabilmente hai un ottimo cellulare. E un po', ok, stai alla fase 16 e vuoi passare alla 17. Facci vedere, oh, ecco qua il suo campionato, mamma mia che botta che ha tirato sto coso. Motosega lama con propulsore per arrivare direttamente a colpire. Questa è una logica dritta. Sinceramente io non apprezzo molto le cose fisiche, però facendo così arrivi a toccare direttamente. Quindi se hai delle armi potenti, one shotti. E tu effettivamente, guardando anche i tuoi avversari, hai delle armi molto potenti, perché il tuo arrivi a 10.449 e penso che la maggior parte dei danni è della motosega. Hai una motosega leggendaria probabilmente. Mamma mia come one shotti ho quella motosega poi. Poi ci vai proprio di carica. Ma, ah, questo c'aveva il repellentino. T'ha cappottato per quello, eh. Però forse l'ammazzi di lama, perché tu c'hai più vita di lui. Vediamo un po'. Eh sì, l'ammazzi di lama. Ok, nona rottamazione. Mamma mia come carichi. È stupendo, è così. Vai, caricone. Ah, quello era un masso salterino. Con il repellente. Che senso ha fare un masso salterino repellente? Vabbè. Anche perché tanto non tocca mai. Oh! No, non ci credo. Che è sta magia? GG, complimenti. Bellissima la tua piramide, fa magie. Rottamazione numero 11, vai, l'hai fatta secca. Numero 12. Mamma, proprio diretto vai. Non te frega niente di nessuno. Quelli con i repellenti danno qualche problemino ogni tanto, ci provano. Ok, adesso è un furtivo doppia. Neanche i furtivi, mamma mia. 14 in automatico sei passato. GG, complimenti Giovi. E va bene ragazzi, questo era il video di Cats di oggi, spero vi sia piaciuto, cerchiamo di arrivare a 200 pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo alla prossima puntata di Cats. Ricordatevi di lasciarmi le clip qua sotto nei commenti.